Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi temi dell'edizione di oggi, giovedì 8 giugno. Presentato il primo fronte parlamentare Brasile-Italia. Italiani in Croazia, la voce del popolo cerca un capo redattore. Premio Ambra Beggiato per la cultura veneta nel mondo. Tri-State Italian Art Prize, scadenza prorogata al 31 luglio. Presentato all'Ambasciata d'Italia a Brasilia, il primo fronte parlamentare Brasile-Italia. Presenti all'evento di lancio il presidente del fronte Faria, il presidente del gruppo di amicizia Brasile-Italia Biondini, insieme a parlamentari e autorità politico-istituzionali, rappresentanti del mondo economico, scientifico, culturale e sociale della comunità italiana e mezzi di informazione. Rappresentati, spiega l'ambasciata, 20 partiti politici e parlamentari di tutti e 27 gli stati brasiliani. Un evento storico, il commento dell'ambasciatore Azzarello, di grande portata politica, un riconoscimento del peso quantitativo e qualitativo degli interessi bilaterali e dell'importanza strategica dell'enorme collettività italo-brasiliana in tutti i suoi aspetti, anche elettorali. Per maggiori informazioni sull'iniziativa si rimanda al sito ambbrasilia.esteri.it. La voce del popolo cerca un capo redattore. L'editore del quotidiano italiano in Croazia, Edit Edizioni Italiane, ha infatti bandito un concorso per selezionare la figura responsabile per il prossimo quadriennio. Tra i requisiti richiesti, essere cittadini della Repubblica di Croazia o della Repubblica di Slovenia, avere la residenza sul territorio croato o sloveno, essere appartenenti alla comunità nazionale italiana, non godere di immunità dalla responsabilità penale, possedere almeno il diploma di scuola media superiore, aver maturato un'esperienza professionale di almeno 4 anni nel ramo giornalistico o in quello dei mass media. Necessario inoltre avere un'eccellente padronanza della lingua italiana, una buona conoscenza della lingua croata, una discreta conoscenza della lingua inglese e un'elevata conoscenza dei linguaggi informatici. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito lavoce.hr. Indetta dall'Associazione Veneti nel Mondo, la prima edizione del Premio Ambra Beggiato per la cultura veneta nel mondo. Il bando è riservato a testi, racconti, ricerche storiche e tesi di laurea dedicati alla storia, alla cultura, all'identità, all'emigrazione e alla lingua del popolo veneto e delle aree linguisticamente venete o appartenute alla Repubblica Veneta. Il vincitore riceverà 1000 euro. Il termine ultimo per l'invio degli elaborati è fissato al 30 settembre di quest'anno. Bando completo e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.venetinelmondo.org. Ultima notizia, prorogata al 31 di luglio la scadenza per partecipare alla prima edizione di Tri-State Italian Art Prize, concorso artistico del Consolato Generale d'Italia dell'Istituto Italiano di Cultura di New York. L'iniziativa mira a promuovere la creatività artistica della comunità italiana e italo-americana nell'area del Tri-State, stati di New York, New Jersey e Connecticut. La partecipazione è aperta a persone di cittadinanza italiana o con origini italiane. Il premio può essere assegnato a opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, arte digitale, video, oppure design, arti applicate, illustrazione, design della comunicazione e dell'informazione o ancora ad installazioni artistiche. Il bando completo è disponibile sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, iicnewyork.esteri.it. È tutto per questa edizione di Italia chiama Italia, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, voce delle Dolomiti. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.